Di fronte ad oltre 450 tifosi, il Chieti passa a 100 buchi e mette un piede e mezzo in seconda divisione, complici gli scivoloni di L'Aquila e da Tessa. Strenua la resistenza marchigiana contro un Chieti prima sprecone, poi un pizzico fortunato e capace di rivincere la gara in crescendo. Vivarini rivoluziona all'11 sconfitto a Trivento, dentro Ragni dopo la squalifica, cambia il binario sinistro con Ferretti e Safon, Costa in mediana per Salvagno, Viscilia in avanti con Sabatini a destra. Nelle 100 buchi mancano da Dazio gli squalificati Mozzoni e Valenti. Inizio brillante da ambo le parti, l'esperto Di Venanzio occupa il fronte sinistro difensivo e al cospetto dell'intraprendente Sabatini va spesso in difficoltà. Al settimo spende un fallo al limite, è la zona Vitone, ma il centrocampista nero-verde alza di poco la mira. Al nono la risposta dei padroni di casa quando Mucciante anticipa Ragno e rinvia verso Pirelli che spara al lato. Col passare dei minuti il Chieti diventa sempre più padrone del campo col dinamismo di Costa e degli esterni. Sabatini continua il suo show, ubriaca Di Venanzio e appoggia dietro a Vitone che svirgola. Il gol arriva al 24esimo, sempre Sabatini taglia verso il centro e serve sulla sinistra Ferretti. Cross e perfetta torsione di Luca Safon, parabola imprendibile per l'ex Franchi. Il centobuchi sbanda di brutto ed il Chieti colleziona una serie di palle gol per chiudere subito la partita. 25esimo di testa Sabatini. Un minuto dopo Costa chiede e ottiene il triangolo da rosa. Resiste ad una carica ma tira al lato in precario equilibrio. Alla mezz'ora Scarafoni toglie Figliaggi e inserisce Bifini. 35esimo ancora Chieti. Dal limite Visciglia. Pirelli regala il più comodo degli assist a Pepe che conclude in bocca a Franchi. E dopo tanto sprecare, il Chieti ci manca poco che venga beffato. 42esimo, velenosa rasoiata di Calvaresi, palo pieno, a Ragni battuto. È comunque il segnale che qualcosa cambia. Il centobuchi nella ripresa è più che mai battagliero, alza il baricentro ed al sesto pareggia, complice l'incertezza di Cardinali che sgabetta in area Di Venanzio. Minelli di Varese indica il dischetto e dagli 11 metri Riccardo Adorante, ex San Nicolò, fa secco Ragni, 1-1. Addirittura dopo altri 4 minuti il centobuchi sfiora il raddoppio, Ragni devia il cross di Bifini, si oppone a Pirelli, poi Calvaresi a colpo sicuro centra in pieno la traversa. È il momento migliore dei marchigiani. Di Venanzio non arriva di un soffio sul traversone di Pirelli al 16esimo. Nel frattempo Vivarini effettua il doppio cambio per ridare energie ai suoi. Dentro Scibiglia ed Esposito, fuori Visciglia e Sabatini. Mosse azzeccate perché Scibiglia risulterà l'uomo partita. Inizia a scardinare la difesa del centobuchi al 21esimo. Franchi neutralizza il suo slalom. Frinconi respinge sulla linea un'altra sua conclusione. La pressione del Chieti raccoglie frutti al 33esimo. Perfetto lavoro spalle alla porta di Rosa che innesca Scibiglia. Lob che centra il palo e supera linea di porta come perentoriamente segnalato dal secondo assistente. È il gol che manda in orbita il Chieti. Il centobuchi non ne ha più e si arrende. Il Chieti per la prima volta è primo da solo al momento giusto. La Lega Pro è dietro l'angolo. Mancato sicuramente concretizzare tutte le grandi occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, però purtroppo abbiamo trovato una squadra combattiva che ci ha messo l'anima per cercare di fare risultato contro di noi. Noi siamo stati molto molto bravi e abbiamo lottato fino all'ultimo istante per ottenere questo risultato importantissimo. Grande merito ai ragazzi perché veramente ci tengono al traguardo, sono concentratissimi sul traguardo. È chiaro che a noi nessuno ci ha mai regalato niente, abbiamo lottato tutte le partite fino all'ultimo minuto. Questa settimana avevamo avuto qualche problema, però alla fine eravamo riusciti a caricarci bene per questa partita, nonostante insomma il pubblico avversario molto numeroso. Forse il primo tempo siamo entrati un po' timorosi, poi però, come ho detto prima, alla fine credo che le occasioni più nitide le avevamo avute noi, tranne quella di Pepe il primo tempo loro. Purtroppo gli episodi ci hanno dato contro, abbiamo perso la partita. È fatta a questo punto? No, non è fatta perché purtroppo ci abbiamo domenica una partita difficilissima contro il Canistro, che sicuramente loro avranno voglia di far bene, di salvarsi, e quindi sarà un'altra battaglia. Quindi chiedo ancora tanta concentrazione a tutto l'ambiente, ai tifosi che oggi sono stati eccezionali, 12° uomo in campo, ci hanno sospinto per tutti i 90 minuti e così penso che si potrebbe arrivare bene alla fine.